Vedi come è facile fare la pizza senza glutine in casa? Come in pizzeria. Prendo i 3 grammi di lievito di birra li sciolgo in 240 ml di acqua e li aggiungo ai 300 g di farina. Poi, dopo aver lavorato con un cucchiaio, alla fine aggiungo il sale, l'olio, lavoro con un cucchiaio e finisco con le mani. Sulla spianatoia oleata metto l'impasto, faccio una bella pirlatura e copro il tutto con la pellicola lo faccio riposare un'ora dopo un'ora tolgo la pellicola e creo le due palline che metto anch'esse in pellicola Aggiungo le due palline in un contenitore e le metto a riposare in frigo fino a due ore prima della cottura. Due ore prima della cottura, quindi tiro fuori, guardate come bella lievitata, aggiungo la farina sulla spianatoia, farina di riso, e stendo la mia pizza con calma. Guardate come si stende bene, come bella elastica. Arrivato a questo punto, prendo la mia bella pala di G-Metal e tiro sopra l'impasto prima di guarnirlo. A questo punto, voglio fare una margherita. E quindi, che faccio? Metto il pomodoro, il fior di latte e un filo d'olio. La metto in forno sulla piastra di 4 mm di G-Metal a 250 gradi, statico il forno. Eh? E poi la tiro fuori quando è cotta. Con la mia bella rotella faccio le fette. Guardate che bel cornicione e quanto è sottile al centro! Buona!